Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo un po' di medicina ayurvedica. Parliamo di una molecola molto interessante, di una pianta, l'ashwagandha, che vede anche una grossa applicazione in campo andrologico. Onestamente, personalmente, insieme al dottor Trapani, siamo stati tra i primi a utilizzare questo prodotto anche in andrologia. Ma oggi vi parlo di uno studio, quindi più obiettivo, non personale, che potrebbe essere quindi a favore di uno studio pubblicato il mese di febbraio su PubMed e su Andrology, dove si è visto che l'utilizzo dell'ashwagandha permette un netto miglioramento delle caratteristiche del liquido seminale in uomini con una oligoastenoteratozoospermia, ossia un basso numero di spermatozoi con mobilità ridotta e forme normali in percentuale al di sotto del 4%. Questo non vuol dire che in tutte le persone l'ashwagandha sarà così determinante in un miglioramento della fertilità, ma sicuramente la medicina ayurvedica in questo tipo di argomento dell'infertilità maschile può avere un ruolo molto molto importante. Lo studio ha studiato 180 uomini con parametri sicuramente ridotti a livello di spermiogramma. La posologia è stata di 675 mg di ashwagandha divisa 3 volte al giorno e vi è stato addirittura più del 100%, un 167% di miglioramento della conta spermatica. È una pianta identificata anche con il nome di ginseng indiano, è un tonico adattogeno. Qual è il suo utilizzo più importante? Proprio nella gestione dello stress. Io la uso personalmente, vi dico la verità, e la indico spesso nella persona con alti livelli di stress e con alti livelli di cortisolo, che come sappiamo può interferire sulla qualità del sonno, può interferire anche con la secrezione di numerosi ormoni. Sappiamo come il cortisolo abbia poi una controregolazione a livello dell'asse endocrino, come possa inibire la funzione tiroidea, come possa inibire l'ascito di GH e tanti altri ormoni. È un argomento un po' complesso che non voglio limitare a 2 parole in questo brevissimo video. Però ecco, l'aumento di cortisolo e la riduzione del sonno e altri fattori, come sappiamo, possono indurre nel mio campo, nell'andrologia, spesso una ridotta fertilità, una ridotta produzione di testosterone, problematiche nella sfera sessuale. Quindi un ottimo tonico adattogeno che sto studiando personalmente per verificarne la possibilità di prescrizione in maniera concreta ed efficace nella gestione dell'infertilità maschile. Per il resto, nel trattamento dell'aumento del cortisolo, dell'aumento dello stress per favorire il sonno, è ormai una molecola codificata che vi consiglio vivamente, fortemente, e insomma sono sempre in attesa poi dei vostri feedback o conferme. Si cresce anche con un rapporto di esperienze personali del medico e della persona che utilizza eventualmente il prodotto che è stato consigliato. Con questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video, auguro a tutti un buonissimo fine settimana.